Perché stavo vedendo delle mappe di DayZ moddate, come piacciono a voi, queste mod del cazzo, o server ufficiali super chill da 60 persone senza mod. Sono quelle moddate, io non l'ho mai giocate le moddate di DayZ. Sinceramente non saprei neanche quale cazzo fare. Krypton, Casual, Party, Trade, 3PP. Red Army, Casual, Map, Trader, Party, 3PP. Più o meno sono tutte uguali. Brotherhood, Chernaus. Map Stamina Plus, questa penso aumenti le cose. Rampage, World of Cernarus. Dangerous Zone, More Loot, Activate Admins, Map Plus, Trader. Lo sapete però che io sono un Vanillaer, lo sapete, sì. Diego, ma fai Arena Breakout? Cos'è Basically Vanilla? Non... Se lo... Scusa, se lo cercano, Basically. Uscirà, no? Basically, Rearmed Channel Small, non è vanilla. 127 più 6 in coda su 127. È questo? Dai, 10 cazzo! Si può giocare col volante! Si può giocare col volante questo! Edoardo, ragazzi, ma mo me devo, questo lo possiamo prendere. Ma io mi devo comprare. Mi devo comprare lo track simulator di merda. Mi devo comprare per fare per il volante. Ci sta giocando Sepni. Fa video di un'ora intera del gioco. Sepni, chi è Sepnimo? Le parrucchiere stanno cantando stonate, che faccio? Buttagli dentro un barattolo di Selenia. Selene, come cazzo si chiama? Scusa Terre, ma come cazzo lo trovo mo sti IP di merda? Devo scrivere l'IP, seriamente? 5.252.100.101. No, dai, sta roba è una di quelle cose che vanno messe su Steam, Terre. Mi devi dare anche il... Ma non è LAN, mi devi dare anche il coso, il numero della porta. Scarica di DZSA Launcher. Senti, Terre, mi dispiace, ma mi sa che ti devo ribannare. No, scherzo. No, senti, non c'ho voglia di fare queste cose complesse. Voglio fare una partita normale. E la porta? Consente di configurare i mod del sito su come selezionare l'inizio del Ragazzi, vi rendete conto che Terre
Da che era bannato, adesso ci consigli anche i server di DayZ. Sei stato cacciato dalla partita. Mod sul server non presente nel client. Server configura lista mod. Unisci attraverso il launcher e configura di destino per scaricare i mod. Ah, davvero? Giustamente. Arrivamo. Connessione diretta. Aggiungi preferiti. Installato. 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 Quanti virus stiamo ficcando dentro? Installato. Installato. Bella, Gecconi! Sono tornato nonostante la scelta del gioco da stare deliterate, però ti si vuole bene sempre da Tone. Basically vanilla. Ma cambia proprio tutto. No, io avrei giocato comunque a DayZ, non è perché me l'ha detto lui, eh. Attenzione, questa cosa è importante. Però devo fare pipì. Sì, te l'hanno regalata sicuramente. Ragazzi, però qua tocca tornare a 800, cazzo. Mancano poche sub per arrivare a 800. Famo sto sforzo. Vado a fa pipì. Adios. Ah, cazzo, le mani! Scherzo, non l'ho fatto. Grazie Ciki, benvenuto, grazie mille della sabbettina 4 euro. Ciao Andrea Bacci, benvenuto, grazie del follow. Però sapete tutti cos'è DayZ, no? Mazza quanto è smooth. C'è qualcosa che devo sapere, Terre? Allora, di Adios. Bella Topelie, grazie mille caro. Di base è un walking simulator, però è anche un survival. Aspetta, quanto cazzo è alta sensibilità? Troppo? Ok, così va bene. Ti danno qualcosina per iniziare. Abbiamo l'acqua in calo, uno spaghetto in scatola. Ce lo possiamo già mangiare, no? Server restarting in 4 minuti. No! Dai, che coglioni! Cos'è sta roba? Cosa sono queste cose? Ragazzi, sentite anche l'ASMR.
Allora, di base noi dobbiamo andare in giro. Dobbiamo andare in giro a cercare cibo, acqua, armi. Dezzi di solito aveva gli zombie. Ora, io non so se in questa versione ci sono gli zombie, ma in teoria dovrebbero esserci gli zombie, perché sennò non sarebbe Dezzi. Bella protone. Bentornato, caro, grazie mille. Dovrebbero esserci gli zombie in questa versione. Nella mappa si vede dove stai tu. Vai nella... No, non si vede. Io dovrei essere qua, su questa costa di merda. Qui vedo un isolotto. Quindi se c'è un isolotto potrebbe essere questo. Ah, mi... Stiamo andando a Kamishovo. A Kamishovo dobbiamo andare. Sì, ma mo il server resta in 2 minuti. Vaffanculo. Dai, Terry, però non... Dai, Terry, fammi giocare. Chi è? Ma io... Scava per prendere dei vermi. Capito che poi fa? Poi scava, prendi i vermi in qualsiasi punto. Ma non ho trovato nessun verme. Boh. Se corro troppo ovviamente consumo più risorse. Perché tu pensi, Terry, che io mi annoio. Nel senso, camminare mi annoia. A me no, non mi annoia. Ciao Razen. Bellissimo, Chiki. Bellissimo. Senti, me lo posso fare un caffè? Dai, mi faccio il caffè. Grazie Piottone. Vediamo un po' se si può entrare. Sì. Madonna, addirittura. Ma tutta sta gente ci gioca su sto server, seriamente? Come mai? No, Fea, no, no, no. Mi dispiace, ma qua non avrete questo tipo di privilegio.
Ragazzi, un saluto a Lolin9 che ha messo il follow al nostro canale. Benvenuto Lolin, grazie mille per il follow, come stai? Chi cazzo è? Che cazzo ne so? Porca puttana, il caffè! Grazie Razen! Diego, perché non chiedi a quelli di Vintage Story che se ci danno una chiave di gioco? Ah, un codice sconto vuoi? Ma... Mi sono commosso, sto piangendo dal dolore. Sai che non devo metterci robe calde sul dente. È sensibile al calore estremo, non so perché. Non capisco perché. Il dentista che dice che è sabato e che fa qualche cazzo. Porca troia. Avrai la radice scoperta e ti va al cervello il dolore. Ma com'è possibile che ho la radice scoperta? Il dente da fuori non è cariato. Si è mangiato tutto dentro, si è mangiato. Io mi toglierò sto dente, raga, me lo levo. Cioè, me lo faccio proprio tirare via con le pinze. Fa troppo male, raga. Andrò in live senza un dente. Che te devo dire? Sarò sdentato. Mi chiamerete sdentato. Che cazzo ne so. Devitalizzare dente marcio o dente finto che incapsulato. Giù. Non fa ridere quella cosa. Che vuol dire 3K? Ma se ho pagato... Scusate, io sto pagando 4K e mezzo, 2 anni di Invisalgin. Come fa a essere 3K un dente diventalizzato? Sdendadone. No, ragazzi, cringe. Sdedato. Ragazzi, il record del treno su questo canale è, mi pare, 10. Oltre a 10 non siamo mai arrivati. Per arrivare a 10 servirebbero dei supporti incredibili. Io ve lo dico. Se arriviamo a 10, arriviamo anche a 900 sub. 850 ritorniamo. Non è difficile, secondo me, eh. Una sub qua, dei bits di là. Tangia pure, mi sa che contribuiscono. No, i Tangia mi sa di no. Pushate il treno, raga. Non so che ci potete riuscire.
A 1000 sub cambiamo, mettiamo tasse più dentista. Quanto sono belli i walking simulator. Guarda che bellezza. La natura, il rumore. Io per esempio ieri sera, per addormentarmi con Federica, ho chiesto al bot di Amazon di mettermi dei sottofondi di cicale estive. Cioè li ricerchiamo nella natura e ce li abbiamo dentro un gioco. Guarda che cazzo di fantastichezza. Abbiamo già trovato un borgo. Come si parla in gioco? Hello? 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 Qual è il tasto? E così tra pixel e colori, Dada Hello? Si dilettava. Nei suoi hey. Giochi preferiti, gioia trovava. Hello? Hello? Scusate, ma la N per cosa sta? Forse non dovevo chiedere. Oh! Bella Razen. Ragazzi, avete 20 secondi per non rendere vano il lavoro di Razen, Giacomo e De Piotto. 15 secondi, 14, 13. Bastano 5 sub e scavalliamo questo treno e si ricarica. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Ma mancavano 5 secondi! Oh, vabbè. Sì, ma se è matta Rice mi sembra abbastanza normale. Allora, batteria per auto. Boh, prendiamola. Non so che cazzo possa servire. Ma non ci sono gli zombie in questa versione? Multivitaminico. Hello? Ehi! Ehi! Qua si può fare la braciola, no? La pentolona. Madonna, che spettacolo fare ste robe. Vedi, in questo gioco puoi fare le robe. Pensavo fosse in game. I'm a girl gamer. E sti cazzi. Oddio. Chiudi. Allora, questo qua se lo unisco col coltello posso fare le robe, giusto? No. Oh. Come si faceva? Combina. Madonna, che cazzo di gioco, ragazzi. Guarda. Adesso abbiamo gli stracci e ci possiamo ferire le curate. Hello? Can you hear me? Hello. Hello. I'm friendly. Hello, Ben. Do you have a weapon? The zombies on the phone. How can we do? What? How can we do? Oh, you can kill them from through the windows. Okay, let's go. Do you know Lesgoski? Nice, nice. Nice job. Coglione. No, non l'ho detto in game quello, Bravista, abbiamo già trovato qualcuno, chat.
Come faccio a prendere l'oggetto? Non lo posso prendere. Oh, c'è lo zaino lui. Dammi lo zaino, pezzo di merda. Dolomi. Dove? Non sto capendo. Ah, aspetta. Mi sta incazzando. Non lo mette! Ok, qua che ci abbiamo? Una bottiglietta. No, no, Fasfaden. Qua non ci si può salire. Tutti gli sbagli li sto pagando. Torno indietro, non posso farlo. Non voglio snitne che undici. Soldi in tasca. Nastro adesivo. Qua? Cazzo. Questa atmosfera poi da survival è incredibile. Non mi ha colpito, però non mi ha fatto un cazzo. Ma oh, ma c'è una borraccia. Poi c'ho il pentolone, la batteria. Poi c'ho gli straccetti per curarmi l'eventuale sanguinamento. Multivitamini con piccolo recipiente per rafforzare il tuo sistema immunitario. Prendilo, dai. Dai. Bella presentazione comunque del canale, eh. Per i nuovi. Oh, allora, per dirvi, oggi ho guardato un video su YouTube, ma perché vi devo dire la verità? Ho guardato un video su YouTube, ho scritto Daisy, c'è sta sto tizio che è un... Godo, madonna quanto ca... Adesso mi faccio una pippa, quanto godo che non funziona. Madonna, sto godendo, guarda! Ho guardato il video di questo tizio che un mese fa... Oh, buono il cascon. Due cascon. Che un mese fa ha fatto un video in un server di DayZ. Raga, era pieno di armi. Cioè era un mostro. E ha completamente wipato il server. L'ha ammazzati tutti. Ma una branda era. E io non ho mai trovato più della pistola su sto gioco del cazzo. Ciao Aga. Guarda Aga, c'ho già una fila enorme di gente che mi vuole fare da backsitters. Lo sai che se spari un colpo in aria con la pistola tutti i zombie intorno a te scapperanno dalla paura? Cichi, non... questa cosa non è vera. Comunque ho le mie oneste 5 ore su DayZ, non so stupido. Ma non è vero un cazzo, vengono tutti da me invece. Ma non parte, non ho la pistola, che sparo? Ma che cazzo è? Let's go, ski! Pure così scappano gli zombie!
basta cringe, torniamo nel mood del gioco di sopravvivenza. Hello? Hello? Cos'è? Bastoncini salati. Spiega. L'anima delle feste. Ora in conveniente formato snack. Oddio, come si chiamano? Madonna, mi fanno cacare quelli che ti danno ai compleanni. Come si chiamano? No, non so i tuc. Quelle merdine salate del cazzo. Come cazzo fanno a vendere? Non sono ancora falliti. I mini brizzle. Mamma mia. Ma che stai a dire? Ma dove... Ma proprio dalla gente con la scopa, porco de mi nonno! Passa montagna, vai. Mazza quanto l'hanno smuttato! È un animale vero? Comunque penso che per trovare un'arma devo andare alla stazione di polizia, che è questa, e che sicuramente quel testa di cazzo di prima se l'è già tutta spolpata. Io ovviamente, essendo scarso, non ci sono arrivato prima. Magari qualcosina mi ha lasciato, dai. Capiamo. Sto cazzo. Cos'è? Prendi. Che abbiamo qui? Una Glock. Una Glock senza munizioni. Ok. Glock che munizioni vuole? Niente, non sapremo mai. Che munizioni vuole la Glock, raga? Che numero? 777, non è vero. Vabbè. Due coltelli. La bestia, nazza di Dio. Ok. Ok. Ah, vabbè. Vabbè, comunque è un giubbotto. Che sia anticoltello. Che cazzo vuol dire? E sul tetto di solito qualcosina c'è per terra. Tipo... No, no, no. Anche se ci potremmo fare comunque le cosine qui. Vabbè, dai, facciamolo. Cos'è? Ma era dentro la shirt. Ma... Come giro le cose? Come... no, come cazzo ti mettevo? Dio. Non la gira. Non va. Vabbè. Hello? I can hear you. Hey! Talk or I shoot. Don't go away, go away. I don't want to shoot you. Go away! I said go away!
Dude, take off your helmet when you speak. I can hear you. Ah. Can you hear me now? Yeah, I can hear you now. Okay. Are you friendly? Helmets block your voice. Oh, I didn't know. Yeah. Good luck. You too. Ma cazzo si girano sti oggetti! Ah. Non lo fa! Non lo fa neanche con la rotella! Ma poi sei Don Shimasu. C'avevo lo scopettone. Ah, spazio! Bravo, mio padre! Puoi tagliare anche gli alberi volendo, no? Puoi fare tutto, giusto? Tra l'altro, la cosa figa del gioco di base è che se tu vai in una casa, trovi gli oggetti che troveresti in una casa. Se tu vai in una stazione di polizia, giustamente è più probabile che tu trovi delle armi. Se vai in un ospedale, trovi più medicine e così via. Sembra una cazzata, sembra una cazzata. Voi la date per scontata. Sì, vabbè. Ma guardate che non è una cosa... Perché voi date per scontato che il gioco sia un gioco fatto già fatto. Ma questo gioco è stato sviluppato nel corso di tanti anni. Quindi è una mod. E le mod non sono facili da applicare a un gioco già fatto quale è Arma. Basta, già mi ha rotto il cazzo. Yeah. Vaffanculo. Ma che pa... Oddio, posso fare il maranza, no, guarda! Ti prego, Ciccio, no, Ciccio, no! Posso fare il maranza! No! Ciccio! Batti carne. Ma che stai a dire? Ma poi non c'era prima. Allora, ricordiamoci dove sono io. Mi. Se faccio questa strada posso arrivare in questo posto dove c'è una casetta verde, non so cosa sia. Se continuo ancora posso andare qua che c'è un rog. Non so, forse sono delle rovine. Ma secondo me ci conviene andare in un posto dove trovare una città, insomma. Con una stazione di polizia. Effettivamente non aveva sbagliato il signor vabbè, il signor Terre, perché se fossi andato ad Electrovadosk avrei trovato molta più roba. Cioè una farmacia, una stazione di polizia, la caserma dei pompieri. Vabbè, comunque c'è una stazione di polizia e basta. Non è che ci sta chissà che cosa. Sta pure qua stazione di polizia.
Dillo, stronzo. Ma le armi dentro i posti respawnano dopo tot o devo allontanarmi e ritornarci? Respawnano. E quindi se rimango in zona potrei trovare delle armi. Ogni quanto respawnano circa? Se scrivete 7, io qua mi sparo in testa. Grazie, il noob di quartiere 9078, benvenuto, grazie del follow di Disaster Surgeon, grazie per il follow, benvenuto. Cosa c'è qua? Una stalla vuota, non c'è niente, nemmeno un animale, giustamente. Sì, perché voi fate questa cosa di dare per scontato che un gioco debba essere completo, cioè, ma è normale che se tu vai in una casa trovi la roba delle case, se vai in una caserma di polizia trovi le pistole. No! Non è scontato! È scontato per uno che non ha mai giocato a un videogioco in vita sua. Occhi, occhi. Allora, adesso il tizio che ha comprato l'Okidoki, mi spieghi che cazzo volevi dire? Perché non mi cambia arma? Oh. Excuse me. Hi. May I approach? Smettila. Sulla mappa puoi mettere i punti così vediamo quanto ti manca, dove devi andare. Voglio andare qua. Dove? Non c'è. Madonna, che bello camminare tra sti boschi. Sembra di stare nel Casentino. Ma non ci sono gli animali, vero? Non ci stanno orsi. Come sì? Sono orsi e lupi. Ma raga, ma dai, non incominciamo con le fake cazzate, dai. Allora, vi rendete conto che i meme del canale sono diventati io che rutto e faccio la 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 la. Io che faccio un eco per sbaglio. Mi
我是臭氧饭。 Io ragazzi non so, mi sono skippato bellamente il discorso del castoro cinese. Rosenei le asked me, avete la possibilità di allenarsi in un posto eccezionale e poi scendete in campo come signorini? Dovreste mangiare l'erba dalla mattina alla sera. Questo se si hanno i valori dello sport. Assolutamente d'accordo. Questi giocatori devono capire cosa significa sudare la magliette, mostrano una mancanza di passione e grinta che è inaccettabile. Devo parlare seriamente con l'allenatore e accertare che la prossima volta scendano in campo con il vero spirito della Lazio. Ma I understand. Ma seriamente? È una base. Hello? Can you hear me? Who lives here? I'm lost. I need ammo for a Glock. Ah. Hello, can you hear me? Who lives here? C'è una porta, raga, hanno costruito una cazzo di porta. Ci sarà qualcuno? Ma guardate se sono chiusi dietro la roccaforte, li mortacci loro. L'ho tolto. Però, cioè, nel senso, mo vado in giro senza casco, me sciottano. Niente, qua è una merda. E allora andiamo verso Staroglia, dai. Staroglia per arrivare. Tanto da magna ancora ce l'ho, da magna da beve. For Frodo. Gol della loggia, gol della loggia, si lamenta e basta, non fa un cazzo, si lamenta e basta, gol della loggia, gol della loggia.
Come la cucino sta roba secondo voi? Crafta un petto di pollo con la batteria dell'auto. Sul fuoco? Come lo faccio un fuoco? Dove l'ha messo? Dove l'ha messo? Ah, ramoscello lungo. In teoria ti serve il legno lungo per fare gli spiedini. Se lo metti con l'acqua anche ottieni carne bollita, che è migliore. Carne bollita. Ma devo accendere il fuoco però. Ma che cazzo vuol dire? Solitamente il ramoscello lungo va nel cu. Ma che so sti commenti da cinquantenne in una chat dei vecchi? Ma che cazzo di commento è? Ma poi nel cu, ma di culo, qual è il problema? Non ho mai fatto problemi di culo. Legna da ardere. Ok. Per accendere fuoco mi servirebbe l'accennino. Dove lo trovo? Senti, ma il coltello si degrada? Intatto. Sì, quindi questo qui se lo butto. Danneggiato, pa. Sto arrabbiando. L'accendino non lo fai con i ramoscelli. Mo' combina legna per fare il fuoco. Combina la legna per fare il fuoco. Non si combina! Come ho spezzo? Mi dice affila, non lo fa, lo affila. Dividi, dividi. Colmo per Dada. Semplice. Cucinare una bella minestra con un bel Dada. Ok. Ramoscello corto. Come lo accendo? Fabbrica dardo. Ma che cazzo stai a di? No, raga, ci stiamo per riuscire, fermate. Porta alle mani. Se mi dite tutte le combo, ragazzi, ve lo faccio. No, questo fa il dardo, vedi? Qua non ci fa niente. Combinano con lo straccio. No, aspetta. Fabbrica torcia, fuoco da campo. Ok, ok. Come lo accendo? Ma che non backseating? Ma chi cazzo le sa fa ste cose? Zitti!
Questa è legna da ardere, mi serve un ramoscello. No, però. Ok. Mo? Non va! Ah, lo devo affilare forse, aspetta. Madonna, quanto è complesso. Ok. Adesso c'è il ramoscello affilato. Dentro ci metto combina, combina. Uno solo ne posso mettere. Ho capito, ma devo accendere comunque il fuoco, raga. Come accenno? Carburante? Combustibile? O te lo metti in culo? Sto arrabbiando. La corteccia, dice, eh? Chiamo il coltello. Corteccia. Ok. Corteccia. Utile per l'accensione di un fuoco quando è immersa nell'acqua ne influenza il calore. Combina con il ramoscello e fai il piolo, metti il puzzo. Devo fare un altro ramoscello. Aspetta, fammi fare un altro ramoscello. Vabbè, però, però raga, cioè, non stanno bene. Porco due! Come cazzo si fa? Legnetto corto e corteccio. Fabbrica fuoco da fan. Chiolo. Fabbrica. Piolo per. Kit per piolo a mano. Ok. Dov'era? Accendi.
socio. È cotta la carne. Aspetta, però forse è troppo cotta. Con due bastoncini di legno posso fare lo stativo per reggere le pentole. Ok. Ma ragazzi, però, capite pure voi, ma non posso fare un gioco da zero. Come cazzo faccio a far il fuoco in un gioco così? Non so dove lavarmi le mani, non c'è l'acqua qua, dovrei trovare un fiume. È una bella birra che vorrebbe. Ciao Ale. Perché c'ho la borraccia, c'ho. Cazzo stai a dire? C'ho la borraccia. Grissimbo, stuzzica l'appetito e la fantasia. E come me le lavo le mani? Non c'ho... Ma come cazzo me la lavo? Gradi, 80 gradi. Sarebbe stato figo poter usare la pentola, cazzo. Prende fuoco tutta la foresta. Cioè, può succedere sta cosa? Aspetta che in chat c'è una roba assurda. Wolfie, te lo giuro, purtroppo era blind e non c'è niente che mi dia più fastidio di Minecraft blind. Forse solo Mario Stugnoro quando vince l'Inter. Stanno parlando Garurumon e Galli nelle mie chat. Stanno blastando Seidonia. Ormai Garurumon e Gali usano la mia chat come piattaforma di lancio per blastare altri posti.
Sì, ma Terry, il problema di quella cosa lì è che tu sei, te ne sei uscito in una maniera gravissima, fuori contesto, a caso. Loro rompono il cazzo, ma in una maniera più soft, leggera. Bisogna essere leggeri. Io la leggerezza la sopporto tantissimo. Il motto del mio canale è leggerezza. Questo non c'entrava niente, però. Ma come cazzo magna? Ma l'acqua come la bevo invece? Ah. Ok. Quindi volendo io potrei prendere altri ciocchetti di legno e portarli lì. Vabbè, ma alla fine sono contento pure così, senza dover fare per forza l'impalcatura del cazzo. Adesso il nostro obiettivo è trovare delle armi decenti. E vai alla military... Allora, Adolfo... Vabbè, ci dice di andare alla military base. Sapete dov'è la military base? E qua, tra l'altro, c'è... è rossa, non so perché. Ma tu sei pazzo. Se no, c'è sta questa, questa... Tutte le military base sono tutte quante... Basta con i mitra! A Berezino... Berezino sembra tranquilla. Berezino militari. Quanto ci vuole ad arrivare... Stariove militari. Ah, potrei andare a Staroglie. Che fa, mannamo? Ah, il coltello, aspetta. Sei data? No. Sei data? No. Sei data? No. Data! Ma io l'avevo disattivato sto tangia. Ma come fate a riattivarli ogni volta, cazzo? Xuder. Nice try, campers. Come Xuder? Xuder. Ma come Xuder? Dove cazzo ho lasciato il coltello il coltello buono? Qua avevo rotto questo. Ah, qua. Questo è buono, molto danneggiato. Ma è chiuso per davvero? Ma che stai a dire? Ma lui gioca... Ma lui gioca a coso? Allora andiamo qua, vai. Come cazzo fate a sapere che stai in Giappone? Come cazzo fate... Ragazzi, questo gioco è talmente realistico. This was the first reaction. Shock. Shock because... Ci c'è una zona dove hanno tagliato gli alberi e stanno ricrescendo alberi nuovi, guardate. Come a Montecavo.
Sapete dov'è Montecavo? Sì. Ho sentito l'orso. Ma non è vero, Terre, dai, smettetela con queste false. Queste false notizie. Fingiti morto. Ma non. Qual è il tasto per fingermi morto? Sentono l'odore. Sentono l'odore della carne che ho nell'inventario? No! Vabbè, io gli butto un po' di ossa per terra. Così vanno a mangiare quelle, dai. Allora, lì c'è la cittadina con la stazione di polizia. Più avanti c'è la military base. Però mi avete detto che per andare nella stazione militare devo avere una tuta. Boh. Perché ci sono le radiazioni. Che cosa c'era? Allora vi faccio un attimino un data meteo. Allora, cielo da estivo, temperature, sì, scusate, le nuvole sono molto sottili, questi sono degli altocumuli, quindi sono innocui, non provocano precipitazioni. Mi sembra di notare delle scie degli aerei che si allargano, quindi vuol dire che comunque c'è umidità nel cielo. Di solito queste nuvole qua vengono prima di una perturbazione, sono l'avvisaglia che si sta per avvicinare una perturbazione. Vuol dire che c'è un po' di umidità in alta quota. No, i cirri. I cirri. Ah! 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 Uzi! 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 Hey! Show yourself! I heard you! Ma c'era uno e mi veniva incontro! Guarda la creep! Riguarda la creep! Senti i passi, non erano i miei! Metagame. No, non era un tangia. Ma come metagame, scusa? C'è il metagame. Ma Gunter, ma io ti voglio bene, ma ti pare che devo leggere la tua guida sulle tipologie di nuvole? Me l'ho imparata a 5 anni. Dai, non me fa leggi Lord alla Dario Moccia. Ma tu mi devi dire a me? A me mi devi dire? Le categorie dei Pokémon? Eh? Blastoise, acqua. Charizard, fuoco. Ne so più, finito. Rayquaza dovrebbe essere. Dai, allora, Pikachu Thunder, Rayquaza Thunder. Poi Thunder Dragon però. Poi Rayquaza è un drago, no?
Deoxys? Deoxys, boh. Mewtwo è... che è? Darkness. Rayquaza è drago volante. Ah. Luigia è la parrucchiera sotto casa. Non lo so, ragazzi. Jirachi che era? Ma che cazzo si ricorda? Pensa l'ho imparati con la pill. Ma chi è Pyukumuku? Ma non esiste, Kelong. Nuvolor non esiste. Sì, adesso ragazzi, siamo in una nuova città. Dobbiamo toglierci il casco, però. Dobbiamo far maranza. Ok. Hey! If someone can hear me, please don't kill me, because I come from a long distance. Please don't let me restart the match. Ah, cazzo, non ho messo il telefono in carica. Aspetta un attimo. No! Cos'è? Pantaloni da hiking. E quelli miei? Ah. Suka. Va bene, c'è un cazzo, dai. Necrozoma, ma che cazzo di Pokémon è? Ma te li stai inventando, Elon? Smettila! Ah, a proposito di inventare, stamattina, ragazzi, ho lavorato, lo sapete? Poi ho detto, vabbè, attacchiamo una live. Ero indeciso tra una live IRL e fare live su DayZ. Alla fine ho detto, vabbè, dai, famo IRL, ma su DayZ. Tanto più o meno è quello. E ho lavorato, ho caricato 10 TikTok. Massimo, allora TikTok non so perché c'ha sto problema che ne puoi caricare al massimo 10, quindi sono arrivato al 21 maggio di pre-caricamento. Su YouTube invece ne ho messi fino al 31 maggio, quindi su YouTube avrete delle bomber. Wey, bomber! Questo è Krog. Ma al posto Aia. Su YouTube ne ho messi fino al 31 maggio. Sono tutti shorts, presi da Twitch. Quindi probabilmente se eravate in live li avete già visti, però, insomma. Almeno per tenere il canale Dadone attivo, dai. Spero non ci siano bestemmie perché non l'ho riguardate le clip. Bella sta casa comunque, complimenti. Hanno sparato da là, vero? Merda. Hanno sparato da lì. Dio santo. Dai, vado a parlarci. Sì, dove? Venivano dalla live. Che riguarda fa? No, ma sto tranquillo. Me la strapolate tutte Jade. Ma perché tanto io in live devo evitare di bestemmiare di base. Non devo smetterla con le bestemmie. Devo trovare una cosa più divertente di una bestemmia. Secondo me già Porco Disco
fa ride. Porco Deagle. Dai, porco Deagle si può fare. Hello? Hey! Are you inside? I'm friendly! Are you inside? I'm not a problematic man. Hey. I'm just looking for some ammos. Okay, I'm walking in. I'm walking in. I'm inside. Please. Hello? Okay. ACP 9x19. Troveremo mai queste munizioni del cazzo, secondo voi? Ehi! Hey! Oh! Casco da pompiere. Perfetto. Meglio, no? Porco due, però trovo le armi ma non trovo le munizioni. No, non me le metto le manette. Chi cazzo mi libera poi? Potrei fare del roleplay alla Karim Musa, ma non so capace. Usa le katane. Ma dissi, ma che cazzo stai a dì? Ma non era... Ah no, era Scum dove c'erano gli armadietti con le armi dentro. È incredibile comunque che Scam, che comunque era figo quando è uscito, è andato morendo, mentre questo qua continua a resistere imperterrito. È incredibile, è veramente incredibile. Senti, io vado verso la stazione militare. Ci posso andare, giusto, Terre? O muoio? The Culling, ma ce ne sono stati in botto. Sai alzare le mani, no? Tasto. Premi più. No, con più corre. Aspetta, posso andare così, aspetta. Come faccio a togliere... Ragazzi, sono rimasto incastrato. Ok. Vabbè.
c'è la base. Qual è la nazionalità che gioca di più a questo gioco in genere? Russi, vero? Russi, cinesi. Molti inglesi. Secondo me sono russi. Comunque tutti ad aspettare quel cazzo di gioco di Day Before. Ma questo qua comunque c'è tanta roba. Cazzo, che cazzo vuoi di più? Merda, ma è di qua. Oh. Oh. Mi va di metterci il punto. Dai, lo vedo occhio. Ma va, ma sono gli alberi. Qua, allora, qua. Ma vedo cazzo sta. Ma è una base militare, non si vede nulla. Ma è chiusa. È un bunkerozzo. Che cazzo è? È di qua. Ma dove cazzo sta? Qua c'è la strada, è ok. Se continuo giù la dovrei vedere sta base. È questa. Lo so che perdo sangue, devo chiudermi da qualche parte però.
Calma e sangue freddo, mio prode destriero. Nulla può fermarti dinanzi a questo cammino. Mi ha fatto molto male. Spero non sia marcita però quella intanto. Non c'è un'arma. Cioè, ragazzi, se trovo le munizioni delle pistole io No. Niente, ovviamente in un granaio nessuno ce l'ha appoggiate. No. Non ce l'hanno appoggiate. E quindi potrei... Il coltello non me lo fa usare. Questa non ha Questa non ha munizioni, non ha... Ho due pistole senza munizioni. Posso prendergli a bastonate in testa con quei, col batticarne? Sembra fa... Secondo me fa male. Che cazzo, Adolfo, era pieno di gente! Dove devo andare? Apri la porta, esci e chiudi porta. Allora, creiamoci un percorso. Faccio inseguire qua. No, qua mi incastro e muoio. Vado qua, salto. Perfetto. Porco due! Ce la posso fare uno a uno, dai! Corri, Forrest. Dov'era la base militare del cazzo? Non era qua dietro? Sì, era qui. Uno l'ho seminato. Là c'è la torretta. No, mi sa che è più di qua. Eccola. Lì puoi trovare i fucili. Mi servono le munizioni delle pistole. Colt e Glock. Ok, 2 e 3. Mi servono 9 mm, 9x19 e .45. Appena le trovo, carico, sparo. Mannaggia la madò. Non erano queste, che cazzo ho trovato? Per la Glock! Qual è la Glock delle due? Ah!
facendo incazzare. Mi sto arrabbiando. Stronzi, 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 stronzi. Madonna, ti ammazzo. Andiamo. Loro avranno qualcosa? Una Sprite? Ma stai scherzando? Ma seriamente? Pancetta in scatola? Ma sono proprio dei soldati americani, cazzo. Munizioni, eccole. Hanno un giubbotto da campo usurato. Vabbè, comunque mica fa schifo. Giubbotto da campo. Giubbotto anticoltello. Giubbotto anticoltello è una merda. C'ho il bomber, figurate. Rimasta una munizione comunque, eh? Colpi. Sì, vabbè, quelli sono i colpi del mitrozzo, raga. Del mitrozzo di Dio. Oddio, la serra. Che ficata sta roba. Qua puoi coltivare. Se lo prendo lo posso coltivare. Dovrei averli ammazzati tutti però, no? Erano tipo 5. Sì, sì. Dentro alla cosa ce n'è uno, tra l'altro. Pensa quando arriverà un player e se lo troverà davanti. Madonna, quanto cazzo ho corso. Allora, qua c'era il tank, mi pare. Sì. No. C'è questo che comunque... Scarponi da lavoro. No, sti cazzi. Qua c'è niente. Tutto vuoto. Vuoto, va. No, le macchine si trovano, ma io non ho mai visto una su Dezzi. Che culo comunque che ho trovato le munizioni giuste. Hello? Are you here? Can you hear me? Bro, I'm friendly. I'm just looking for ammo. Dai! Ah, non venire da me, c'è il tizio! Ah!
Guardate, al tizio gli ho pulito tutto. Gli ho pulito tutto. Vabbè, magari lo ammazza. Non c'è tempo per riposo, né tregua o pietà. Dada corre senza sosta, verso una nuova realtà. Il metodo da combattimento. Merda. Quindi le uniche munizioni che ho trovato sono quelle merdate lì. Tutto qua. Hello? Are you okay? What? Why? Ah. Do you have any ammo? I can give you a pistol. Wait. Take it. Okay, I can't. I have ammo for this. What? No, I don't need it. Or maybe yes. I have it, thank you. See you again. Perché ho freddo? Vestiti rotti. Come vestiti rotti? Danneggiato, rovinato, molto danneggiato. Mamma mia. Ma mi è venuto da starnuti RL. Madonna quanto è realistico. Roleplayata di Dio. Aspetta. Mi sta seguendo il tizio o no? Dai, prova a prendere la roba da sti stronzi. Stavo un po' di spawn, non pensavo. Dai, magari trovo un po' di... La fondina. Ma seriamente? Dove cazzo la metto la fondina? Dove va applicata una fondina, chat? Intorno al petto, dice. No. Al posto del top. Bomber. Sì, è da spalla. Vabbè. Ci servono dei vestiti nuovi. Ah! Oddio! What the fuck?
Wait, wait, I'm friendly. Wait, wait, why? Se ne è incastrato il proiettile. Fatta rialzarsi! Bastardo! Vaffanculo, godo! Quanta roba c'aveva? Giacca da poliziotto. Borraccia, cazzo. Butta sto coltello de merda. Allora, fammi capire. Cosa abbiamo qua? Caricatore Scorpion, non ce l'ho. Poi Scorpion Ruger MK2 calibro 22 LR. Questo calibro 38. Non c'ho munizione di niente. Niente. Non mi serve a nulla sta roba. Vabbè, tanto beviamo.
Dadungo, your time has come. Watch your back, I'm gonna be there. Cos'è sta cosa? C'è qualcuno che cammina 4-4 qua sotto, chat. Broski has 10 viewers. You killed my body, it was friendly. Ma chi è che cammina qua sotto? Come faccio a uscire da qua? Accovacciati ed esci da retro. Raga, questo... questo è uno stream sniper, non poteva sapere che fossi qui. Siete... è uno della chat, di mortacci vostra. Dai, raga, ma come fa a sapere che sto là? Come fa a sapere che ero lì dentro fermo? Sì, me ne vado, me ne vado. Ti sei fatto vedere e sentire. Ma per carità, sacrosanto che uno senta gli spari e si avvicina. Ma sai che sto dentro a quella casa? Cioè, come cazzo fai? Asciugamani invade Susie's group Galli Mom. C'è un gruppo che si chiama Galli Mom? Cosa vuol dire? Group name, no. GDM.
Dove siamo? Mi. Stiamo andando verso qua. Io voglio andare verso nord. Voglio andare verso Dolina. Mo il problema, raga, è che non ho difese. Cioè, non... Sto cacando sotto dal freddo. The pussy who shot my friend and now just like pussy. Biscuit. Biscuit. No, that's not us. He killed my friend. Tu. I know him is Dada. Ragazzi, shut up, you are lying, mate. I'm not, you are, prove me. Ragazzi, smettetela di stream sniperarvi, non c'è gusto così a giocare, Cristo Dio. Asciugaman è uno della chat. Biscuits mi sa che era quello là con l'elmetto. Quello che poi ha ammazzato, vabbè. Che non ho capito tra l'altro come ha fatto a rialzarsi. Come ha fatto? Soffrendo. Ah, la vita è gialla, ok. Devo trovare dei vestiti. Mo' nella nuova città, sperando che non mi rompano i coglioni. Bravo, Gunter. Ciao Mazzetta Hub, grazie per il follow, benvenuto. No, non sto perdendo nessun parchetto, pala. L'ho finito. Aspetta. Ok, ma quello che è arrivato dopo e mi ha sparato, io l'ho coltellato e scappato. Chi cazzo era? Era l'amico di quello con l'elmetto. E perché quello nudo, il nudino che mi stava accoltellando, si era alleato con quell'altro? Non l'ho capita sta cosa. Voi siete sicuri che ci stanno gli animali tra sto gioco, eh? Ho trovato solo una gallina. Cerbiatti, scimmie, leoni, tigri, non ci stanno. Cervi.
sono orsi e lupi. Oh, non ne ho incontrato uno. Se vai a nord ci sono gli orsi. E perché a nord sì e no? È sotto, no? You fucking pussy. Ma chi? Ma con me ce l'ha questo? You fucking pussy. Still not hitting a good shot even if I'm standing still. Idiot. No. Aspetta, come faccio a cambiare la chat? Merda. Ah, ma stanno a fare dalla de loro, non ce l'ha con me. Nuova città. Pantaloni da hiking. Buoni. Tutto a posto. Il casco non mi frega un cazzo. Ok, i pantaloni li abbiamo presi. Poi cos'è? Generatore di energia. Ma seriamente? Ha buttato lì in buone condizioni. Abito con colletto danneggiato, non mi interessa. Uscianca. No. Sì, ma se il 90% delle stanze sono chiuse, che cazzo sto a fa? C'è un tizio. Avete visto? Dammi le munizioni. Ma mi sa che già c'è passato il tizio. Quanti insomma male comunque. Che cazzo è? Dai, un po' di munizze. Ecco. Zero. È molto carino questo server. Penso di non aver mai trovato più gente di così su DayZ da quando provo a giocare. Ho fatto delle run certe volte completamente vuote. Contro uno stronzo mi ammazzo e ricomincio da capo. Qua invece me la sto cavando.
Terre, da essere il villain del canale, è diventato comunque un bravo consigliere. Sta di cazzo. Guarda, ora ha 2 minuti di gloria, guardalo. Oh, porco due! Ma non è possibile, ho fatto 100 km e devo trovare la città per forza vuota. Zero, zero. E comunque, cioè, stanno pure bene ste pistolette. Proviamo qua. Cos'è? Camicia. Camicia la posso prendere, chat? No. Beh, comunque è meglio del bomber rovinato. Un computer. Apri la mappa, a sud di questa città ci sta un campo di cacciatori, è proprio lì vicino, trovi armi e cecchini. Ma questo? Ma sei pazzo, frate? Lì devo andare. Guarda, devo superare una montagna di merda. E dove cazzo vado con un coltello? Non ho munizioni nella pistola. Vabbè, ragazzi. Va bene, dai. Ragazzi, sono 15 anni che gioco ai giochi online e ho sviluppato, non avendo qualità a livello di gameplay, ho sviluppato qualità a livello diplomatico. Quindi so giocarmi la carta diplomatica con le persone, perché la mia voce comunque è molto friendly, ho un microfono buono, la gente si fida di me, sono un venditore, cazzo, faccio lo streamer, mi vendo. Infatti, tra 5 secondi annuncerò che mancano 6 sub per arrivare a 800 e sarete subito pronti a refillare questo sub goal. 6 sub, ragazzi. Vai! Eccolo il primo grande Elliot. Benvenuto, grazie. Il campo è Tulga, ma allora sei... Non esiste nessun Tulga. Questo! Ci vado. Grazie Elliot, benvenuto veramente. Ti spiego. Adesso fai parte del gruppo dei Dadaers. Fai parte di un gruppo enorme, gigantesco. Fai parte di una community incredibilmente fantastica. Hai anche la possibilità di unirti ad un gruppo Telegram, dove purtroppo però abbiamo degli individui che sono scappati. Sono scappati dal manicomio di Arkham City, tipo Pala, Fefo e Sure, alle diva. Però alla fine sono tranquilloni, ti diverti con loro. Sono tipo come se vai in Jurassic Park, no? Stanno dietro il recinto, tu li vedi che si muovono, gli fai le foto. Poi comunque sei entrato a far parte di una community di uno streamer che sta qui tutti i giorni, addirittura a volte anche il sabato, vedi come oggi. Che
a cui piace andare totalmente controcorrente. Esce un gioco, non lo fa, è matto. Ne fa un altro, fa il gioco più vecchio dell'universo. DayZ, perché? Perché vuole divertirsi? Perché ormai è dell'idea che se una cosa la fanno tutti vuol dire che è una merda. Vedi Marvel, Marvel come cazzo si chiama? Marvel? Vabbè, Overwatch 3. Vedi Overwatch 3. Marvel Rivals. Com'è, ragazzi? È Overwatch. Totalmente. Mamma mia. Se fa buio so cazzi, perché? Hola. Bella Mexico, bentornato, grazie al Prime. Perché se fa, perché se fa buio so cazzi, chat? Ma scusa, in questa zona, mi hai detto che stanno a nord, io sto andando a sud. Sei senza doccia, non vedi un cazzo. Ma guarda che mi ricordo che comunque il buio era... non era così dark. No. Vabbè, mi faccio una torcia al massimo. Che ci vuole? Ce l'ho le bende. Cos'era? Quello non era un albero, proprio quel verso. Cervo. È un rumore punto MP3 o è vero? Ragazzi, il data media ha funzionato. Avevo detto che erano le nuvole prima di una perturbazione. Ma vattene a fanculo, vaffanculo, vaffanculo, arriva a fanculo. Ciao barattolo. No, per me è un punto MP3, raga, non è un vero cervo. Proprio un cervo sembra un alce. Ma
È un vero cervo. Quanto sarebbe bello un gioco del genere, però con i dinosauri, cazzo. Che ci vuole a farlo? Ark è una merda, porco due. Non ha questa atmosfera. Ark ha la velocità di un gioco arena, porco due. Ci sono server di ci sono server moddati con i dinosauri. Ma stai scherzando? Il villaggio dei cacciatori. Caban. C'è qualcuno. Hello? Okay, listen. I don't want to fight. I don't have weapon with me. I'm a friendly guy. I'm just looking for a big gun to kill this fucking deer. My dream is to kill... My dream is to kill the deer. Ma se c'è sta il tizio, regà, cioè nel senso ha già lootato tutto, te pare che me lascia qualche cazzata? Le munizioni che ho trovato, che cazzo erano? 22 LR. Culo, provo che sto uscito. Peperone. Giacca con cappuccio, felfa con cappuccio. Niente, un buco nell'acqua, raga. I need a medkit. Please help me. Call an ambulance, call an ambulance. But
la pioggia mi aumenta il freddo, la percezione. Ricetta protettiva, ma che cazzo è? Robusto contenitore di plastica che chiusura ermetica molto resistente per un'intesa a proteggere i contenuti delicati. Ma queste sono le valigette di Tarkov. Sì, Galli, è lo stesso PC di partenza. Non portare sfiga. Giuro, vorrei prendere ammazzato in testa sta cazzo di cervo. No, ci sono passate tre persone, penso. Vorrei aspettare che respawni qualcosa. Oddio. Vaffanculo. Un tubo. Non c'è un tubo. Sto premuto per tirare. Non era vero. Ma questa fa male in culo. E questa fa molto male. Ci ammazza il cervo. Deciso che vado a caccia di cervo con l'accetta. Capiamo. È qui, no?
Ah, è per quello che Pala mi aveva chiesto dei pacchetti. Sì, ragazzi, nei boschi sono 20 anni che streamo giochi così. Non ce la fa renderizzare le foglioline, il verde, queste cose qua, i pixelini del bosco. Appena mi fermo si stabilizza il bitrate. Se mi muovo ovviamente perde pixel. Sì, perché 6000 di bitrate per fare una roba del genere non fanno un cazzo. Servirebbero tipo 20.000. Scappato? Come ha fatto a vedermi? Siamo scappati a sinistra. No, non sono su un server ufficiale. Perché non fa il più verso? È stato un tizio. L'hai visto? C'è un tizio lì. Secondo voi come l'ha presa? Una tomba.
put down our guns. I have confidence. We put down our weaponry on the count of three. You ready? I'm ready. One, two, three. C'è un tizio vicino che sta prendendo a cazzotti qualcosa o sta buttando giù degli alberi, non capisco. Forse sta buttando giù gli alberi e vuole fare il falò lì. No, non mi sta vedendo, mai nella vita. A fantastica! C'è qualcuno che mi gira intorno da 3 ore! Chi cazzo è? Diego! Allora, noi siamo qua. Tulga non c'era un cazzo. Andiamo a Solnechki.
perché non devo andare sulla costa? Spiega. Da costa a costa. Sentito vibrare il pavimento. Perché ha vibrato il pavimento? Ok, allora andiamo. Andiamo a Gorka. Let's go, Orca. Senti che di notte cambiano anche gli animali, le faune. Il punto MP3 cambia. Lui è venuto in direzione della luce. Comunque devo dire che a differenza dell'altro del Z classico, questo è un po' meno difficile come sopravvivenza, cazzo. Sì, vabbè, prendi danni, eccetera, però non ti prendi delle malattie incurabili, devi prenderti le pasticche, poi quell'altro. Cioè, simulativo ma non troppo, cazzo. Un slot granata? No. Vabbè. Vabbè, comunque questo server è valido. Ci possiamo fare delle robe sopra. Tipo provare a raggiungere obiettivi vari. Tipo dalla costa andare verso queste zone qua che non ho mai visitato da quando gioco a DayZ. Cioè io non sono mai venuto qua. Mai. Non so cosa ci sia. Prendere armi, serie, mitra, munizioni. Non quelle pistolette del cazzo iniziali.
server come si chiama? Basically Vanilla. Si possono fare party da 3 persone. No, Max. Sta associando il solo o sbaglio? Sta associando. Raisin. Pantaloni da tuta interi, usurato. Zappa, questa fa molto male, secondo me, se te la do in testa. Potrei droppare. Pare un coltellaccio. Fai vedere il coltello. Usurato. Intatto. A parte la zappa. C'ho lo slot per la zappa. No, perché l'ho droppato? Merda. Questa fa molto male. Oh, un laghetto. Un laghetto si può pescare entra sto gioco. Sì. Pantaloni della tuta. Carta. Foglio di carta. Domanda, ma c'è anche la neve in questo cazzo di gioco? Poi può nevicare. Inverno può nevicare. Dove vedo la stagione? Ma dove siamo? A Gorka. C'è la stazione di polizia a Gorka. Qual è? Siamo a Gorka, Pepega. Siamo a Dolina un'altra volta. Il babon. Pinocchietto. Dolina. Dove cazzo sta la cosa, la stazione? Ah, più avanti. Queste robe qua non sono. Queste qua sono costruite dall'uomo, sbaglio? O no, queste qua sono preinstallate. Ho paura di andare alla stazione di polizia, ma tanto tra poco chiudo. Alle 6 chiudo, raga, più o meno.
Quindi se mi ammazzano sti cazzi. Anche se se sdrogo con sta roba, sinceramente sarei contento. Almeno se riparto da... Se mi riviene voglia di giocarci, riparto già con un buon equippino. Questo sembra un locale dove si beve. Vediamo. Salve. Bello il telefono del 1800. È quello, uguale a quello di prima. Ci sono due pub in questo posto. Incredibile, è una città. È una metropoli. Qua? Niente, non c'è niente, giustamente. Ma come una birretta. Magari mi dava un po' di... di goduria. Eccola la stazione di polizia. Allora, giacca da poliziotto Orel usurato. Giustamente nessuno se la vuole mettere. Ciao Moro Aldo, benvenuto. Qua. Qua. Niente, andiamo su, proiettili. Stiamo cercando proiettili per le pistole che abbiamo, eh. Non sono robe impossibili. Tra l'altro, si possono craftare i proiettili. Dove stanno? Ah, eccole, palle di gomma. Vabbè. Di gomma poi. Quindi stunnano. Quelle. Ma avrei rotto il cazzo. E allora dammi il fucile, no? Vai. Ma le porre normali. Tutto qua. Bene. Magari con la Tomodachi. Forse... Non c'ha nessun... 7,62 per 50... 7,62 per 39. Mortacci tua. Mortacci tua. Sì, vabbè. Questo non sta su nessun'arma, vero? Peccato. Bello questo. Non ce l'ho.
Quell'ottica è per gli AK. Unlucky. Però faccio paura se vado in giro con questa in mano, anche se non ho munizioni, nessuno lo sa. Chi cazzo mi si avvicina se vado in giro con codesta arma? Vado là. Chi va? Spaghetti in scatola. Che cosa ho trovato? Proiettili per 357. Porca puttana, no, ma io dico no, ma porca troia, no. C'ho 27 armi e 27 colpi di ogni arma diversa. Possibile che non trovo mai gli incastri? Galli! Mi raccomando, comprati un microfono perché tra poco sarai l'ospite speciale su Discord. Ciao, Jojo. Ciao, sto giocando in un server che si chiama Vanilla... Vanilla... Absolutely Vanilla. È una mod che mi ha detto di giocare un tizio della chat. Perché io ascolto quello che mi dice la chat, ha capito? Hai capito? Possono addomesticare i cani. Non posso, sono sotto laurea. Dice quello che sta qua su sta cazzo di chat a scrivere con Garurumon tutti i giorni. Però al microfono un'ora non ce può venire. Ma vaffanculo, va. Ma di la verità, pavido, di la verità. Vai ragazzi, stacco prima, mi vado a godere questo sabato, così almeno sdrogo in... nei pressi. Come si... se sdrogo qua non vado via, no? Semplicemente. Ok, devo fare il countdown, 20 secondi, 30 secondi, dai. Poi riparto da qua con tutta la roba, giusto? Thank you.
Io dico no, ma proprio mentre sta stroncando mi vieni da rompere i coglioni. Fatemi chiudere. 30 secondi. Vabbè, ma è normale, non puoi sdrogare davanti alla gente. Cioè l'accetta l'ha tirata...